Allora, innanzitutto comincio con salutare tutti voi, pubblico di Branch, del festival, e ringraziare l'organizzazione del festival per aver preso in concorso il film Rosa Pietra e Stella. Sono Marcello Sannino e niente, sono onorato, sono davvero onorato e felice di partecipare a questo festival. Fino ad ora avevo fatto documentari e adesso sono passato alla finzione, ma volevo un attimo dire il mio punto di vista anche su questi due linguaggi. In definitiva tutto è finzione, tutto il cinema è finzione. E quindi quando ti trovi a dover raccontare delle persone o dei luoghi, delle dimensioni, fai delle scelte. La stessa inquadratura indica una scelta, ogni scelta indica una finzione rispetto alla realtà. E quindi il cinema è finzione in assoluto. Ecco, come mai sono passato dal documentario alla finzione? Perché ne avevo voglia da molto tempo e perché soprattutto questa storia che parte anche soprattutto nella definizione del personaggio da una persona reale, avevo voglia di raccontarla con questo tipo di linguaggio. Mi sentivo più libero di farlo in questo modo. E quindi, e soprattutto se avessi per come ho sempre, insomma, immaginato i miei documentari, girato i miei documentari, duravano 3-4 anni accanto a queste persone, con queste persone. In questo caso, se avessi raccontato la donna da cui parte l'idea del film, non la storia, ma l'idea del personaggio, non avrei avuto la distanza necessaria per raccontarla e forse mi sarei perso appresso a lei. E quindi ho deciso di scrivere una storia di sceneggiatura, appunto, e di lungometraggio di finzione. Chiaramente il linguaggio che ho adattato all'interno del mio film, forse l'approccio, il dispositivo, il modo in cui guardo le cose, certamente è influenzato dalla mia esperienza, diciamo, di strada, del documentario. Forse questo sì, sicuramente. Per il resto non lo so come ha potuto influenzare il documentario, cioè i miei documentari o l'esperienza del documentario, non so come abbia potuto influenzare la mia prima esperienza di finzione, perché spesso, diciamo, la messa in scena o la realizzazione avviene in maniera anche istintiva e non così proprio consapevole. E poi io mi sono avvicinato al documentario, ma da appassionato o comunque volendo fare cinema, quindi per me non è stato un passaggio così drastico, così, diciamo, netto tra il documentario e il cinema di finzione o il cinema di sceneggiatura. Il personaggio di Carmela, come dicevo, è ispirato ad una persona reale che ho conosciuto anni fa a Portici nel mio paese e niente, l'idea di girare nel posto dove sono nato ha a che fare non solo con il fatto che questa ragazza, questa donna ormai viveva a Portici, ma anche perché volevo raccontare il luogo dove sono venuto. In più c'è una cosa diciamo, che mi ha spinto, e cioè la dimensione di Carmela al centro della città di Napoli o nella periferia nord di Napoli, in altri luoghi. E come dire, le caratteristiche sociali nelle quali vive, quindi la povertà, è più diffusa e quindi la sua condizione è più diffusa. E mentre a Portici no, Portici non ha questa dimensione così forte di differenza sociale e quindi la sua figura, il suo modo di essere anche risultano più forti, risultano più sotto l'attenzione dei servizi sociali, quindi è più pressata dai servizi sociali e non si sente a suo agio perché è una donna che ha delle idee, diciamo, confuse, ma che non vuole assecondare le poche possibilità che ha avuto dalla vita. E quindi ogni mattina va al centro, va a Napoli, nella vicinissima Napoli, e si ferma in questo posto che io ho rappresentato in film come Porta Capuana. Che è Porta Capuana, appunto, dove incontra, come se fosse un luogo di frontiera,
gli affari, piccoli affari di strada, come tutti i luoghi di frontiera, e negli ultimi anni una massa sempre più crescente di immigrati, di immigrati o di migranti, di persone che vanno via dai propri paesi per la propria sofferenza, passando per l'Italia, a volte rimanendoci, ma spesso andando nel nord Europa. I paragoni che sono stati fatti, diciamo, con questo film, in particolare con Mamma Roma di Pasolini, ma anche altri, diciamo, perché si è parlato per esempio di De Santis, e quindi del neorealismo italiano. È vero che uno dei miei riferimenti cinematografici in assoluto è Rossellini, o comunque quella parte di cinema italiano e mondiale che raccontava in maniera realistica i personaggi e il contesto sociale nel quale sono inseriti. Però diciamo che sì, insomma, non volevo fare un film tutto a mano, con la macchina a mano che segue il personaggio, perché l'ho fatto durante i documentari questo, e perché mi sembra che poi sia, insomma, ormai quasi un obbligo: se fai un film realista devi farlo con la macchina a spalla, che adoro, però ho deciso di guardare più a un cinema classico. E quindi sì, certamente Mamma Roma, per esempio, di Pasolini, è un film che mi porto dentro come uno dei film più importanti della mia vita. Carmela è una donna indomita, appunto, come dicevo prima, ha un carattere spigoloso. Non volevo raccontare una donna con cui empatizzare subito. Volevo dare la libertà a Carmela, il mio personaggio, di poter essere anche antipatica, un'antipatia dovuta anche a, diciamo, a questa sua spigolosità, a questa sua diciamo, distanza dagli altri, questo suo chiudersi a tutto, che è una difesa della sua fragilità, una difesa diciamo, di questa scelta che lei si è posta di voler condurre una vita, diciamo, indipendente, e soprattutto che non ha voglia di assecondare, ripeto, come ho detto prima, quelle pochissime possibilità che la sua condizione sociale, la sua condizione educativa, scolastica, le permettono. Quindi ha queste vanità, le insegue, sono vanità confuse, non ha le armi qualora volesse affrontare, come dire, anche un mestiere da imprenditrice, non lo so, qualcosa, non ha le armi per farlo. Si illude di poterlo fare, e si illude di poterlo fare in questo momento in cui noi la raccontiamo, attraverso questi piccoli traffici. E quindi si trova poi, diciamo, schiacciata da questo sistema, non potendo affrontarlo. Ma le sue condizioni, comunque un incontro importante, lei lo ha con Contarec, appunto, ed è il momento in cui lei, che si è chiusa in una specie di guscio individuale, individualista, incontra l'altro, deve per forza incontrare l'altro, e lo fa, e questa cosa in qualche modo la salva forse. L'altro è rappresentato da Tarek, ma anche rappresentato dalla figlia, vogliamo, che finalmente lei incontra nel modo più giusto, e che lei poi scopre essere la cosa più importante della famiglia. L'assenza di uomini è una cosa che è molto diffusa in alcuni contesti sociali, o perché gli uomini non hanno voluto prendersi quella responsabilità, o perché era, come dire, quel figlio nasce, o quella figlia in questo caso, da un rapporto più o meno casuale, e quindi appunto la donna sceglie di portare avanti la gravidanza pur senza l'accordo dell'uomo, oppure sono in carcere, non è questo il caso, ma insomma, per cui capita spesso, diciamo, l'assenza di uomini che prendono la responsabilità, per un infantilismo diffuso a tutti i livelli della società, dell'ambito borghese a scendere. Negli ultimi anni io penso che l'umanità in Occidente in particolare è caratterizzata da un infantilismo e da una voglia di rimandare le responsabilità. Forse anche Carmela lo fa, anche Carmela rimanda le responsabilità, ma lei non se lo può permettere, perché non ha, come dire, una famiglia su cui poggiare, come capita molto nell'ambito borghese, per esempio. E poi perché volevo dedicarmi appunto ad un racconto al femminile, però è verosimile, ripeto, l'assenza di maschi, di uomini in determinate condizioni familiari, a Napoli in particolare, ma secondo me in tutti i sud del mondo,
vige da questo punto di vista, soprattutto la conduzione familiare, un matriarcato più che un patriarcato. Quello che vediamo nel film non è Portici. Portici è rappresentato soltanto da la casa, il porticciolo, la stazione, il bar dove lavora Fabiana, quindi tutta la parte sul mare, la parte nel bosco, la stazione e la casa. Tutto quello che vediamo, tutto quello che accade, accade a Porta Capuana, come dicevo prima, e cioè in una porta antichissima della città di Napoli dove risiedono, cioè insomma, dove molte persone vivono aspettando il destino, andandoci incontro, aspettando il destino. Conosco molto quella parte di città perché il mio lavoro precedente era proprio un documentario che si chiamava Porta Capuana ed è un luogo di frontiera, come dicevo prima, un luogo dove si aspetta la vita, la si va incontro, e poi si fanno piccoli affari. È sempre stato un luogo cosmopolita, da sempre. Ho trovato un articolo del 1840 che diceva di un giornalista fiorentino che raccontava appunto questa essenza di questo luogo. Diceva: se vuoi conoscere la parte cosmopolita, la parte cosmopolita della città, devi andare a Porta Capuana. Ecco, io racconto quella parte di Napoli. Portici è quella, è l'altra, è il luogo da dove lei viene e da dove parte ogni giorno con quel treno che prende in una delle scene. Maria rappresenta l'urgenza per Carmela. Lei non può più rimandare questa responsabilità. Non era convinta di voler essere madre perché anche lei è stata abbandonata prima che nascesse la bambina dal suo uomo, no? Così ipotizziamo. Solo che ora la vita gli è arrivata addosso con tutta la sua violenza. Non ha più una casa, ha bisogno di casa, lavoro e deve convincere anche la figlia a stare con lei. E ci riesce perché la figlia anche non aspetta altro. Il mondo in cui è nata Carmela è un mondo dominato dalla precarietà e dalla ingiustizia sociale. E quindi quello che poi vediamo verso la fine del film è proprio un monito che la bambina, l'ultima scena, la bimba guarda noi, è un monito. È un monito, ma soprattutto appunto un rimprovero che lei fa a noi adulti, al mondo in cui l'abbiamo fatta nascere. A che mondo le stiamo consegnando? Ecco, questa è la differenza tra Maria e Carmela. E anche e c'è anche quel sentimento che spesso hanno questi bambini che devono crescere un po' soli, di una maggiore responsabilità, di una maggiore chiarezza delle cose che vogliono fare. Lei sa di voler studiare, però ci rimprovera per il mondo in cui l'abbiamo fatta nascere. Arrivederci.